Ciao a tutti, oggi faremo un tour per il Brasile, ma non un tour turistico, non andremo a vedere dei luoghi, ma faremo un tour gastronomico, pensa che bella cosa. Allora, mettiamolo in questo modo, se in Italia, che a mio parere è un paese abbastanza piccolo, però ci sono così tante ricette tradizionali, particolari, se in Italia ogni regione, ma oserei dire quasi ogni città, ha un piatto tipico differente, immaginatevi nel Brasile considerando le dimensioni che ha. E quindi appunto nel video di oggi andremo a vedere alcuni dei piatti tipici che potrete trovare in tutto il Brasile. Allora, è vero che la gastronomia, la cucina italiana, a mio parere, è la migliore del mondo. Però dobbiamo ammettere che anche la gastronomia brasiliana è molto ricca. Forse anche perché ci sono molte influenze indigene, africane, europee, regionali e tutte con diverse tradizioni, gusti, storie, clima e ovviamente ingredienti. E quindi andiamo a fare una specie di pennellata nella cucina, nelle ricette predominanti in ogni regione del Brasile. E iniziamo dal nord del Brasile. Allora, per capire la cucina del nord, è necessario tenere presente che l'Amazzonia è un posto, come dire, pieno di ingredienti e i popoli della foresta, gli Indios, hanno avuto tutto il tempo necessario per poter testare ogni tipo di preparazione con radici, con pesci, con carne, di cui ovviamente avevano accesso. E il risultato, alla fine, sono state, potremmo dire, molte cose buone da mettere appunto in tavola. A cominciare dalla mandioca, con la quale praticamente si fa di tutto. Viene utilizzata dalla specie velenosa, la mandioca brava, a quella tradizionale, nota anche come mandioca mansa. Uno dei piatti più interessanti del Pará è la manisoba, uno stufato noto come la feijoada senza fagioli. Qui è curioso, è fatto con la foglia della mandioca brava schiacciata, che però deve essere cotta per 7 giorni affinché il veleno venga estratto. E insieme c'è carne di maiale. Di solito questo piatto viene servito con riso bianco, farina e anche il pepe. La manisoba è di solito preparata la seconda domenica di ottobre, o più precisamente durante il Sirio di Nazaré. Che cos'è? Il Sirio di Nazaré è una manifestazione religiosa cattolica in devozione a Nostra Signora di Nazareth, che si svolge di solito nella città di Belém, che è appunto nello stato del Pará. Viene celebrato ogni anno dal 1793, riunendo circa 2 milioni di persone in tutti i pellegrinaggi e le processioni. Sempre dalla radice di mandioca brava, quella velenosa, viene ricavato il tucupi, un brodo giallo aromatico che viene utilizzato in molti piatti del nord. Per la preparazione è necessario sbucciare e grattugiare e spremere la radice. Quest'ultimo passaggio è fatto con uno strumento inventato dai popoli amazzonici, il tipiti. Dopo l'estrazione, il liquido riposa fino a quando non si separa dalla gomma, che è l'amido della mandioca, che viene cotto per altri 3 giorni. Il tucupi è l'ingrediente principale per il famoso patono tucupi, in cui l'anatra viene bollita nel tucupi e poi cotta con foglie di jambu, che vedremo dopo. Il brodo di tucupi, quando è unito a gamberetti, tapioca e jambu, è servito in una cuia, cioè una specie di ciotola di terracotta, diventa il tasassà, che è una delle più grandi icone della cucina del Pará, ampiamente venduto in bancarelle sparse per le strade di Belém. Allora, abbiamo parlato del jambu, che a quanto pare è l'abbinamento perfetto per il tucupi. Una cosa strana, particolare. Questa foglia viene bollita e una volta consumata provoca un leggero intorpimento nella bocca, fornendo così un'esperienza gastronomica, potremmo dire, unica.
Andiamo adesso nel nord-est e possiamo benissimo dire che negli stati lungo la costa c'è veramente un'incredibile offerta di crostacei, molluschi e pesci, tra cui l'aragosta. Per esempio nel Ceará la sua migliore preparazione è cotta alla griglia con burro, non deve essere male. Altri frutti di mare appaiono in piatti come il bobò di camarone, cioè un piatto preparato con gamberetti, mangioca, latte di cocco, pomodoro, pepe, coriandolo e olio di palma. Qui nel nord-est si usa molto. Oppure c'è la casquigna di caranguejo, che è fatto con la carne di granchio. O un altro piatto potrebbe essere la moqueca de arraia, una specie di zuppa di pesce fatta con la carne della razza, latte di cocco, peperoni e molto altro. Ok, però non vi piacciono i pesci? Nessun problema. Basta invece andare sulla costa, andare un attimino all'interno del nord-est. Il fiore all'occhiello di questa zona è il Bayon de Dois. È tradizionalmente fatto con fagioli, riso, carne secca, formaggio caglio, molto buono, specialmente alla griglia, coriandolo e burro. Altre prelibatezze, possiamo dire, includono il sarapatel e la busciada di Dode. Allora, il sarapatel significa letteralmente confusione, riferendosi al miscuglio di ingredienti che includono carne e frattaglie di maiale, come cuore, fegato, lingua e sangue. Il secondo, la busciada di Bode, è fatto con le viscere della capra, cioè reni, fegato e appunto viscere, che poi viene lavata, bollita, tagliata e cotta in sacchetti, che di solito misurano 8 cm di diametro, realizzati con lo stomaco dell'animale. Beh, allora i gusti sono gusti, sinceramente, specialmente queste due ultime cose qua, il sarapatel e la busciada di Bode, no, perdonatemi, ma proprio a me non ispirano niente. Non mi viene proprio voglia di mangiare queste due cose così caratteristiche, però per amor di Dio, come ho detto, i gusti sono gusti. E dal nord-est adesso andiamo nel centro del Brasile, e cioè nella regione della Galinhada. C'è un piatto fatto con pollo e riso, tutto cotto nella stessa padella. Poi c'è la pamonha, che è a base di grano turco, latte di cocco e formaggio, però c'è anche una versione dolce. Oppure l'empadão goiano, una torta salata fatta con carne di pollo, maiale e salsiccia. I piatti caratteristici del centro del Brasile in alcune zone sono anche caratterizzati dalla vicinanza di molti fiumi e quindi molti piatti includono appunto i pesci di acqua dolce. Ad esempio c'è il caldo de piranha, avete sentito bene? Quindi una specie di zuppa fatta con i pesci piranha e peperoni, vabbè. Oppure c'è la mojica de pintado, una zuppa fatta con pesce gatto e mangioca. Un ingrediente che è molto presente nella cucina di Goiás del Mato Grosso è il pequi. È un frutto appunto di questa zona che a quanto pare ha un sapore molto particolare, però richiede alcune cure particolari per essere usato. Ciò è dovuto al fatto che il pequi ha piccole spine e quando viene morso possono addirittura entrare nelle gengive. È con questo frutto che viene preparato una delle ricette più tipiche del Cerrado, e cioè pollo e riso con pequi. E finalmente, lasciatemelo dire, andiamo nel sud-est, la regione dove vivo io, e dove a mio parere si mangia meglio. Allora, la cucina del sud-est, ovviamente, ha ricevuto molte influenze dagli immigrati che sono venuti in questa regione. Se pensiamo per esempio a San Paolo, dobbiamo ovviamente menzionare la cucina italiana, portoghese, francese e addirittura giapponese. E sempre appunto nello stato, o meglio nella città di San Paolo, è molto facile trovare ristoranti di immigrati e rifugiati che sono arrivati qui, diciamo, negli ultimi anni.
come siriani, venezuelani, palestinesi e congolesi. A Rio de Janeiro, oltre alle richieste cosmopolite che potrete trovare appunto nella città, il menù comprende la feijoada, buona, il bolinho di bacalhau, che è buonissimo, sono delle polpette di baccalà, e un'altra cosa famosa è il filetto di Osvaldo Aranha, cioè un filetto di manzo molto alto, condito con aglio fritto e accompagnato con patate, uova, farofa e riso. Minas Gerais presenta alcune varianti della cucina sertaneggia. Ad esempio c'è il frango con chiabo, cioè un pollo a pezzi cucinato con il chiabo, che è una pianta, potremmo dire, simile come forma a piccoli peperoni verdi. Oppure c'è la vacca tollada, un piatto a base di costelle di manzo e mangioca. Oppure c'è il tutù di feijão, che è una specie di crema di fagioli con salsiccia. Un altro stato che ha ricevuto molte influenze sia dagli immigrati, ma in questo caso anche dal mare, è lo stato di Spirito Santo. Ad esempio, nello Spirito Santo, un piatto famoso è la torta capixaba, che è fatta con granchio, gamberetti, ostriche e altri tipi di pesce e anche cuore di palma. Dovrebbe essere molto buono. Ma il piatto più famoso è la moqueca capixaba, che è una zuppa di pesce, la moqueca penso che la conosciamo tutti, che è però molto nota e diversa da quella di Bahia per non usare l'olio di palma. E per finire andiamo nel sud del Brasile. Ovviamente anche in questo caso questa regione è caratterizzata dall'influenza degli immigrati, più che altro italiani e tedeschi. Però c'è da dire che più andiamo nel sud, più siamo vicini alla cucina degli hermanos dell'Uruguay e dell'Argentina. Possiamo dire che la maggior parte dei piatti appunto del sud del Brasile ha la presenza di manzo, maiale e addirittura montone. E la bevanda più tipica è il chimarrão, è una specie di tè, possiamo dire, a base di erba mate. Altre cose che potrete trovare: la tradizionale charque, ammesso che sia così la pronuncia, è molto simile alla carne secca, infatti è fatta con carne di manzo, che riceve uno strato di sale su ciascun lato e poi viene appesa per asciugare. E cosa ci fai con questo sciarchi? Beh, molte ricette, per esempio l'arroz carreteiro, che è buono, questo ve lo consiglio, addirittura una parmigiana, che qui in Brasile vanno molto. Oppure un altro piatto interessante è il barreado, che è originario della città di Morretes, nel Paraná. È fatto con manzo, quindi sciarche, con vari condimenti e farina di mangioca. A vederlo sembra più uno stufato di carne, mettiamolo in questo modo, ma la differenza è che il barreado viene cotto lentamente per circa 16 ore, il che lo lascia con una consistenza morbida e deliziosa. E non possiamo parlare del sud del Brasile senza parlare del churrasco. I gaúchos sono noti per le loro tecniche infallibili. Ad esempio c'è il tradizionale churrasco de chão, dove la carne viene posta su uno spiedo di legno intorno ad un fossato sul pavimento per terra, e in questo fossato viene messo appunto la legna e il carbone. E sempre nel sud dobbiamo assolutamente parlare del vino gaúcho. Infatti questa zona è la migliore, è la più famosa per la produzione appunto di vino, in cui negli ultimi anni alcune cantine sono state premiate in tutto il mondo. Bene, queste che abbiamo visto sono alcuni dei piatti tipici che potrete trovare in tutto il Brasile. Come ho detto all'inizio, di piatti tradizionali ce ne sono un'infinità. Io ho elencato alcuni, magari più particolari, più strani, più famosi, potremmo dire. A mio parere, io come l'ho detto nel video, la cucina migliore, specialmente per noi italiani, considerando quello che siamo abituati a mangiare, è qui nel sud-est. Però sono sincero, non ho mai avuto il modo di provare
altri tipi di piatti caratteristici. Non ho mai avuto modo di provare, per esempio, la cucina del nord-est o quella del nord. Magari sarà buona. A vedere alcune cose, a me personalmente non è che ispirino molto, però giuro, non ho mai provato e quindi non ho proprio nessuna idea. A proposito, se voi avete già avuto modo di provare, di assaggiare alcune cose che ho elencato, o se per caso ne ho dimenticata qualcuna, lasciatemelo scritto qui nei commenti in modo da condividere come sempre l'esperienza, ok? Quindi ragazzi, io come sempre spero che anche questo video sia stato interessante, vi sia piaciuto e noi ci vedremo nel video prossimo, ok? Ciao!